Salve a tutti Let's Player, il mio nome è AlphaGamer85 e oggi siamo qui su Sonic the Hedgehog 2. Raga, chi mi ha seguito quest'estate ha visto che ho fatto il primo Sonic the Hedgehog. Gioco per la prima volta in diretta con voi il 2, perché non, neanche il 2, il 2 non l'ho mai giocato. Ma vi dico, esattamente come l'1, non so se, non credo che, farò la serie completa, perché comunque si sa, la saga di Sonic è molto lunga e difficile. E poi, se avete visto, mi avete seguito nella prima serie, sapete quante bestemmie ci ho tirato. Questo nuovo capitolo vanta il fatto che, oltre a giocare con Sonic, possiamo giocare anche con Tails, in modalità due giocatori, ovviamente. E abbiamo finito il primo livello. Tutto sommato, ragazzi, graficamente in confronto al primo non è cambiato tantissimo. Ok, ho cambiato la versione dell'emulatore della PSP, perché con l'altra praticamente ormai laggava a merda, non riuscivo più a resistere. Infatti adesso la versione dell'emulatore che sto usando è la 5.1.3 ed è veramente, devo dire, aggiornata bene. Anche se finora l'unica prova che sto facendo è questa registrazione di Sonic della Sega Mega Drive Collection, perché la ISO è sempre quella. Inoltre, ragazzi, in concomitanza con l'uscita di Sonic Forces era doveroso fare questo gameplay. Io, ragazzi, ho visto Sonic Forces, veramente è un gioco bellissimo. Che bello, consiglio alla stragrande. Minchia, già il boss. Al secondo livello il boss. Va bene. Dottor Ivo Robotnik, conosciuto qua in in occidente come Dottor Eggman. In madrepatria, ovvero in Giappone, è conosciuto come Ivo Robotnik. Lo stesso Ivo Robotnik che in molti fine game dice la parola Pingas. Molto già hanno fatto anche il gioco Fine Exit Pingas, che ho portato sul canale. Lo trovate fra i video, lo trovate fra i video. E abbiamo vinto. Devo dire, è stato più facile in confronto a quando è stato molto più facile rispetto al solito, rispetto al primo Sonic. Ma dopo tutto, ragazzi, stiamo parlando ancora del primo boss. Comunque davvero, c'è da dire, il primo Sonic era di una difficoltà atroce. Ok, siamo già alla seconda zona. Inoltre, ragazzi, il gioco Sonic Mania, che è uscito per PC, PS4, Xbox One, vi do un consiglio, giocatevelo, che è bellissimo. Io l'ho giocato, l'ho scaricato per PC, su Steam costa sulle 20 euro più o meno, e vi assicuro, è bellissimo. Merda. Scendi. Ma porca puttana, Sonic. Ah, mi mancava Sonic, sinceramente, da quando ci ho portato il primo capitolo sul canale. Io so già che alcuni di voi lo criticheranno sto secondo capitolo, perché già quando portai il primo ci fu un commento che non mi fece tanto piacere. Ovvero, al solo vedere la grafica, ci fu uno di voi, non faccio nomi per correttezza, che disse che gioco di merda.
disse. Perché solo il fatto che era vecchio, è un gioco vecchio. Vabbè, posso capire che non mi piace la grafica, però dai, dire che è un gioco di merda solo perché è vecchio. Raga, boh, comunque, a parte tutto, mo che ci sto giocando, mo che stiamo giocando così, non sembra anche a voi che i livelli siano più corti rispetto al primo capitolo? Fatemi sapere sta cosa nei commenti, se è vero o meno. Ah, sta iniziando a laggare. Scusate un minuto. Ok, però ho risolto il problema lag. Io, diciamo, ho cambiato il frame skip perché veramente era l'unico modo. E altro, ragazzi, di bello che di queste Mega Drive, di questa Mega Drive Collection, esiste anche una versione per PlayStation 3 molto più ampia. Esiste. Che se sarà, se vi interessa l'idea, la porteremo sul canale. Ho l'impressione che ci siamo persi. Inoltre, ragazzi, se siete interessati a giocarvi i primi... ma che cazzo, però. Ok, raga, questo è il punto dove siamo morti prima, come dei coglioni. Fatto, rifatto, è passato. Fatto, adesso devo cercare di fare solo una cosa: arrivare alla fine del livello. Ora. Visto? Questo è un trucchetto che ho imparato durante il primo Sonic. Oddio. Ma che cazzo! Ok, mo me l'ha salvato. Wow, 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 wow. Ok, siamo di fronte al boss. Ora io... Non mi chiedete com'è questo boss, perché lo sto affrontando come se... come nel caso del primo Sonic. Game over. Per fortuna che io furbo. Sempre. Io vi dico... finiamo questa battaglia e stacco, perché veramente già ne ho abbastanza. Ma dai!
ce l'abbiamo fatta. Non è stato difficilissimo, però. Dai, che bastardi. Ok, Eggman è sconfitto. Adesso se ne va. Salta, vattene. Vai a fare in culo, basta. Abbiamo completato anche questo maledetto livello. Atto 2. E anche questa zona è completata. Stiamo finendo esattamente come il primo Sonic. Ora salva e basta. Basta, veramente. Se volete un altro episodio di questo gioco, fatemelo sapere nei commenti. Ma io direi basta con Sonic, perché già il primo episodio, cioè il primo episodio di Sonic mi ha fatto, già il primo gioco mi ha fatto sclerare abbastanza. Se mi devo fare anche questo, penso che non ne uscirò vivo. Io che dicevo Crash Bandicoot che era difficile, ma questo è 200 volte peggio. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo come sempre lasciarmi un bel commento e un like, di continuare a iscrivervi al canale, di commentare, condividere i miei video. Vi ricordo che comunque a breve siamo vicini a Natale, comunque vi dico, a breve praticamente uscirà lo speciale di Natale, tempo che inizino le vacanze e lo facciamo. Io vi saluto e ci rivediamo al prossimo gameplay.